poesia di Amelia Rosselli dalla raccolta Documento pubblicata per la prima volta da Garzanti nel 1976. Accorgendosi di me, si accorse d'essere ancora vivo e mezzo morto. Assieme a noi, a me, a te, quanti magazzini dietro le porte. A quest'anime rivoluzionano il mio cuore. Ho aspettato tanto a lungo il tuo cuore e che fasto sarebbe serbarsi intatti per una lunga cura in dolore. Un colore forse freddo e stanco insieme, insieme siamo piccoli e giganti insieme. Il ricordo della tua presenza è sempre una lusinga, un lungo indolore parto per chi la porta. Ho scoperto il tuo colore stanco e freddo. Ho rivissuto le notti migliori e il freddo non fu mai così lontano dalla mia porta da farmi credere che eri tu imbattibile. Ma fra le fresche e dolci case s'abituano i mezzadri. I loro illustri predecessori li hanno tutti abituati al tatto, al duro silenzio. Ai patti non so stare, quale insicurezza mi fece così pazza, però sempre così attenta alle tue parole? Mezzo candelabro ci sviò. Vi furono fiori deposti sulle tue tombe. Ne crebbi uno, era in dolore. Lo scritto che in me è folle risponde a tutto questo dolore con parole sempre, spero sempre vere. Vero è il tuo linguaggio, vero il nostro, vero questo parto in dolore, più violento, più triste, più calmo, più dolce d'una carezza in fronte. Di fronte ho urgenza di conoscerti. Son doppia, son malfatta, son incolore quando manca la tua gioia esplosa una mattina fresca e bianca. Una poesia scolpita nelle parole, incisa con le parole, parole che si ripetono, raddoppiano, ravvicinate, puntualizzando e anche creando spaesamento. La parola scalpella il dolore dal quale affiora la parola espressione di una sofferenza interiore infinita, come Amelia Rosselli sottolinea. Ecco, ancora una volta, questa parola nutrita da perdite, dal ricordo della guerra, da fughe, esilio, malattia, ricoveri. Pur non avendo accettato mai la diagnosi di schizofrenia paranoide, Amelia Rosselli ha piena consapevolezza del suo stato mentale, che dichiara, e cito da questa stessa poesia: quale insicurezza mi fece così pazza? Lo scritto che in me è folle e ancora son doppia, son malfatta. Ecco, questa consapevolezza non è bastata a salvarla.